16 dicembre 1966. A Pechino vengono pubblicate le citazioni dalle opere del presidente Mao Zedong. In Occidente il volume sarà conosciuto come il Libretto Rosso. Durante la rivoluzione culturale, lo studio del Libretto Rosso diviene materia scolastica in tutti i gradi di istruzione, così come in tutti i luoghi di lavoro, oltre che nell'esercito cui è originariamente rivolto. Sa che gli studenti devono lavorare in campagna con i contadini, ormai lo sanno tutti. Se il 90% dei cinesi sono contadini, anche il 90% degli studenti è di famiglia contadina. Dunque, non soltanto non è una sorpresa, ma lo fanno volentieri e sentono la necessità di farlo e si divertono e lo sanno anche fare, perché il richiamo della terra è nei cinesi molto forte e amano molto la natura. Tutto ciò che fanno, lo fanno innanzitutto perché sono giovani e il piantare alberi è anche simbolico della rivoluzione culturale. Piantare idee. Che idee? Quelle di Mao, si capisce. Bisognerebbe leggerle però, le idee di Mao, e pensarle. Se non vanno bene, noi abbiamo la libertà di buttarle via. Per loro vanno bene. Per tutti? Ma come si fa a dire? Pensiamo che questo loro piantare alberi o lavorare in fabbrica con gli operai è molto spesso il loro weekend. Loro pensano che bisogna lavorare molto, che la Cina è sola, è isolata e che l'uomo è buono, fondamentalmente buono, e che i cattivi bisogna cambiarli e farli tornare buoni.